Infatti, è perché il problema c'è che tentiamo con queste norme di fare un passo avanti verso la selezione e la trasparenza. Grazie, onorevole Silvia Giordano, a titolo personale. Grazie Presidente. Qui non si tratta di avere o meno questo, di pensare che i concorsi abbiano potere salvifico. Il problema è che non si ha alcuna, cioè non si pensa assolutamente che il potere salvifico l'abbia questa norma. Ma come si fa a fare una norma per la nomina dei dirigenti generali? Sappiamo benissimo che sono politicizzati al massimo in questo modo così vago, effettuata da parte di una commissione nazionale composta pariteticamente da rappresentanti dello Stato e delle regioni. Chi sono questi rappresentanti dello Stato e delle regioni Ma che chi possono sono? scegliere le nomine dei Sono dirigenti amici vostri, generali? Chi sono amici sono vostri. rappresentanti politici, tecnici? Chi li nomina? E questo è il problema. Noi non ci fidiamo dei rappresentanti politici, le dirigenti generali non devono essere nominati dalla politica, e questo è il discorso. Benvengano i concorsi. Grazie, onorevole Giordano. Onorevole Di Maio. Nessuna nomina o concorso ci permetterà mai di individuare una persona perfetta per quel ruolo, ma il concorso permette una cosa che la nomina non consente, la libertà dell'operare del diretto interessato, la libertà dalla politica, la possibilità di affrancarsi dai diktat politici. Quello che io sento sempre sulle nomine è la solita scusa: va bene, è nominato, ma deve sottostare alla legge. Non è una giustificazione, perché abbiamo visto quanti dirigenti nominati che ammiccavano alla politica facevano errori e solo dopo 10 e 15 anni venivamo a sapere delle magagne che avevano compiuto. Intanto le tasse dei cittadini erano state già buttate in azioni illecite. Sta succedendo in questi giorni in Campania con l'acqua, per Grazie, esempio. Quindi il onorevole Di concorso Maio. favorisce la libertà della pubblica amministrazione. Grazie, onorevole Di Maio. Non ho altri iscritti a parlare. Metto in votazione l'emendamento 9.348 di Vita. Parere contrario di Commissione e Governo. Favorevole del relatore di minoranza. È aperta la votazione.